Fernando Cuadrado es Inertia Uruguay. Un motore elettrico converte energia elettrica in energia meccanica. Un motore a corrente continua sfrutta la corrente unidirezionale che circola in un circuito. Un motore DC è costituito da un'armatura che ruota all'interno di un campo magnetico. L'armatura consiste di un nucleo di ferro avvolto in una bobina di filo conduttore. Un generatore di elettricità è connesso ad alcune spazzole che stabiliscono il contatto con il commutatore sull'armatura. Il commutatore è una sorta di interruttore che cambia la direzione del flusso di corrente nella bobina. La corrente elettrica fluisce dal generatore al motore e viceversa, sempre nella stessa direzione. Gli avvolgimenti della bobina, percorsi da corrente, sono soggetti a una forza per effetto del campo magnetico. Quando la corrente fluisce nella bobina nella direzione indicata, il magnete spinge verso il basso il segmento di filo più vicino al polo sud e verso l'alto il segmento più vicino al polo nord, provocando la rotazione dell'armatura. Dopo ogni mezzo giro, il commutatore inverte la corrente. Le forze agenti sulla bobina si invertono e il giro è completo. Il ciclo viene ripetuto in modo che il movimento risulti continuo. Attaccando all'albero dell'armatura opportuni dispositivi, quali ingranaggi o pulegge, si può utilizzare il motore per impieghi diversi.